Buongiorno. Allora, oggi continuiamo il lavoro che stiamo facendo relativo alla produzione di food maioleriana, di quelli che sono i principi fondamentali della meccanica, e dopo aver ricavato l'equazione conservazione della massa, l'equazione di Bernoulli che poi abbiamo visto in altra, anche sul corpo di equazione conservazione dell'energia, ci riferiamo a quella che è la conservazione della quantità di moto. Equazione della quantità di moto. In forma lagrangiana, l'equazione conservazione della quantità di moto altro non è se non un altro modo di esprimere la seconda legge della dinamica. Infatti, almeno per un corpo rigido, noi sappiamo che possiamo scrivere che il risultante F delle forze che agiscono sul nostro corpo imprime al nostro corpo di massa M un'accelerazione sostanziale del V in T. Ora, se sto ragionando con sistemi a massa costante, un'altra maniera di scrivere questa relazione è ovviamente questa. Dove questo termine M per V rappresenta la quantità di moto del mio sistema. Allora, la seconda legge della dinamica può anche essere messa, che lo sapete bene, in questa forma. La variazione nell'unità di tempo della quantità di moto del mio sistema è pari al risultato delle forze che agiscono sul mio sistema. E proprio, diciamo, con riferimento a questa scrittura che noi andremo a tradurre in forma euleriana quella che è la conservazione della quantità di moto. Ora noi sappiamo che per quanto riguarda le forze possono al solito essere espresse come somma delle forze di massa e delle forze di superficie che agiscono sul mio sistema, dove le forze di massa sono quelle forze che risultano essere proporzionali alla massa del mio sistema, laddove le forze di superficie sono quelle forze che agiscono sul contorno del mio sistema. Al solito, volendo costruire una traduzione euleriana di questa equazione, cominciamo a considerare un volume di controllo doppio che ha una superficie di contorno A. Quindi considero un generico volume di controllo W che ha una generica superficie di contorno A. Chiaramente, se considero un elementino di A di questo contorno, questo elementino è caratterizzato dall'avere un versore della normale N, laddove ciascun elementino di W conterrà al suo interno una certa quantità di massa che ovviamente sarà soggetta alla sua brava forza di massa. Allora, andiamo pertanto a scrivere separatamente queste le forze di massa e le forze di superficie che agiscono sul fluido contenuto nel mio volume di controllo. Per quanto concerne le forze di massa, è chiaro che su ciascun elementino di fluido contenuto dentro il mio volumetto del W agisce una forza di massa elementare dFm, ovviamente intesa in senso vettoriale, che si scrive come la massa contenuta nel mio elementino del W moltiplicato F vettore, dove F vettore è la forza specifica di massa, ovvero la forza di massa per unità di massa. È chiaro che l'elementino dm poi si può scrivere come ρ del W, per cui alla fine la dfm si scriverà come ρ f del W. Sappiamo anche che se per esempio ci stiamo riferendo
a fluidi pesanti, cioè fluidi per i quali la forza peso è l'unica forza di massa. E scegliendo il riferimento cartesiano ortogonale con l'asse Z orientato verso l'alto, noi sappiamo che il nostro F vettore è proprio il vettore che rappresenta l'accelerazione di gravità, cioè nel riferimento che stiamo considerando il vettore 0, 0, meno g, essendo g piccolo il modulo dell'accelerazione di gravità. Per cui, diciamo, in questa situazione, essendo k versore il versore dell'asse z, essendo k versore il versore dell'asse z, per esempio, se ho a che fare con un fluido pesante, è chiaro che questo si particolarizza in questa forma, si scrive meno rho per g k versore di q. Se questa è la dfm, la forza elementare di massa, è chiaro che la forza complessiva di massa che agisce sul mio sistema g grande è pari all'integrale sull'intero volume di questa, di queste quantità dfm, e pertanto si scrive come l'integrale sul volume v doppio di rho f vettore del v doppio. E chiaramente nel momento nel quale io dovessi avere una situazione di un fluido pesante, questa chiaramente la scriverei come meno l'integrale sul v doppio di rho g k versore del v doppio, dove magari a caso particolare g per k può essere ovviamente portato fuori dal segno di integrale, perché rappresenta una costante, un'accelerazione di gravità in direzione verso può di norma essere ritenuta una costante, e questo poi ci permetterebbe di esprimere il termine della forza di massa. Questo solo nel caso di forza. Bene, quindi ci rendiamo conto che siamo in grado di esprimere quella che è la forza di massa. Dobbiamo ora procedere ad esprimere quella che è la forza di superficie. Forza di superficie che è la forza che si esplica sul fluido contenuto nel mio volume di controllo attraverso le superfici di contorno. Bene, su un elemento di superficie dA agisce ovviamente una forza di superficie elementare dFA che è pari chiaramente allo sforzo φ con n che agisce sulla mia superficie dA di normale n moltiplicato l'area dA. In generale φ con n è comunque diretto, cioè φ con n in generale ha una sua componente normale e una sua componente tangenziale, perché chiaramente all'interno di un fluido in generale in movimento esistono sia sforzi in un punto, esistono sia sforzi in base, sia sforzi tangenziali, per cui φ con n è un vettore comunque diretto che tiene conto di questa cosa. È chiaro che nel momento nel quale dovessi avere a che fare con un fluido perfetto, φ con n è solo è rappresentata dai suoi sforzi normali, essendo sforzi tangenziali in più e quant'altro, ma questo, diciamo, lo chiariremo meglio successivamente. È chiaro che se questa è la forza di superficie elementare che agisce su una regola dA, allora la forza di superficie complessiva pi greco che agisce sull'intera superficie A si scrive come l'integrale su tutta l'area di dFA, cioè come la somma di tutte queste forze elementari, ovvero come l'integrale sull'area di φ con n dA. E questo risolve pertanto il problema, di scrivere quelle che sono le forze che agiscono sul mio volume di controllo. In generale, le forze che agiscono sul mio volume di controllo pertanto si scriveranno come l'integrale sul volume di rho f dei volume, le forze di massa, più l'integrale sulla superficie A di φ con n
in me. Ci siamo? Siamo pertanto riusciti a scrivere quello che è il primo minimo di questa equazione. Okay? Dobbiamo adesso particolarizzare il secondo. Per quanto riguarda la particolarizzazione del secondo termine, ovviamente devo ricordarmi, e per ricordarmelo ci metto un medice S, che ovviamente questa scrittura non si riferisce a un volume di controllo, quanto piuttosto a un sistema fisico, no, a un sistema con una ben precisa massa. Perché noi sappiamo che nel momento nel quale imprimiamo un certo risultato di forza F a un certo sistema, bene, la variazione di qualità di moto in unità di tempo è pari proprio a questo risultato F. Questo è quello che ci dice la seconda legge della dinamica, poi scritta in questa forma. Ovviamente questa cosa va tradotta in termini euleriani a mezzo del teorema del trasporto di Reynolds. Ora, per effettuare questa traduzione in termini euleriani, abbiamo detto utilizziamo il teorema del trasporto di Reynolds. Nel teorema del trasporto di Reynolds, al solito, dobbiamo identificare quella che è la quantità estensiva che viene conservata e quella che è la sua corrispondente quantità intensiva, che sarebbe la quantità estensiva specifica. Ora, per quanto riguarda la quantità estensiva che va conservata, quella che in generale, quando abbiamo scritto il teorema del trasporto di Reynolds, abbiamo indicato con B grande, questa quantità rappresenta ovviamente la quantità di moto, M per B. La sua corrispondente quantità intensiva, la sua quantità specifica B piccolo, è ovviamente la quantità B grande diviso la massa M. Per cui la sua corrispondente quantità specifica è ovviamente B, la velocità. Oh, vi faccio notare che in questa scrittura sia la quantità estensiva sia la quantità intensiva sono quantità vettoriali, in quanto adesso io sto scrivendo un'equazione vettoriale, mi sto riferendo a una proprietà che è una proprietà vettoriale del mio sistema, la quantità di moto. Tuttavia nulla cambia nella mia equazione. Dal punto di vista formale dovrò sostituire al posto di B grande la quantità M per B, al posto di B piccolo la quantità B. Ovviamente quello che andrò ad ottenere è un'equazione di carattere vettoriale. Ci siamo? Allora, andiamo un secondo a descrivere le cose. Allora, io so che il teorema del trasporto di Reynolds, il Reynolds Transport Theorem, mi dice che la variazione totale della proprietà B del mio sistema, io per quello ci ho scritto B con S per ricordarmi che la cosa di riuscire al sistema è pari alla variazione del dt della proprietà contenuta nel mio volume di controllo in quella maniera più il flusso della mia proprietà. Flusso della mia proprietà che si scrive rho b dove vi ricordo ancora una volta che con B con R ho indicato la velocità relativa rispetto al volume di controllo, perché il volume di controllo, oltre che un volume di controllo fisso, io potrei prenderlo come un volume di controllo in movimento. Ok? Quindi in questo caso ovviamente va presa la B con R. Bene, identificare B grande con la quantità di moto e B piccolo con la quantità di moto specifica, ovvero la velocità, io posso riscrivere il teorema del trasporto di Reynolds e quindi posso calcolare questa quantità.
Ci siamo? Questa quantità che ho al secondo membro. Quindi scrivo de quantità di moto del sistema in dt è la somma ai due termini. Il primo è il d in dt per l'integrale su v doppio di rho v in del v doppio. Ci siamo? Ragazzi, ovviamente vi faccio notare che quel primo termine altro non è se non la quantità di moto posseduta, la quantità di moto che è istantaneamente posseduta dal fluido che sta dentro il mio volume di controllo. Ok? Questo integrale è questa roba, perché? Perché abbiamo detto che la massa elementare è rho per del v doppio, questa massa elementare moltiplicata per la velocità mi dà la quantità di moto che sta dentro un volumetto del v doppio, la integro a tutto, c'è una quantità di moto che sta dentro tutto il mio sistema. Bene, la variazione è questa variazione, a questa variazione devo sommare il flusso attraverso il contorno, cioè il flusso di quantità di moto attraverso il contorno del mio sistema. Ci siamo? Questo termine rappresenta il flusso di quantità di moto attraverso le superfici di contorno del mio sistema. Ci siamo? Bene. Possiamo allora andare a sostituire questa espressione al secondo membro di questa equazione, laddove al posto della prima possiamo scrivere questi altri termini. Ok? Andiamo a fare. Quindi scriviamo la forza e scriviamo integrale sul v doppio di rho f del v doppio più l'integrale su a di phi con m in A è uguale a d in dt dell'integrale su v doppio di rho v in del v doppio più il flusso della quantità di moto attraverso il contorno del mio volume di controllo. Questo è quello che in definitiva posso andare a scrivere. Bene, andiamo a riordinare questi termini. Adesso mi permetterei di cancellare questa, perché a questo punto questa è la roba della mia bella forma euleriana. Adesso ce l'andiamo a cancellare, cancelliamo anche questi qui e poi vediamo di interpretare di tutto. Allora, scriviamo integrale sul v doppio di rho f del v doppio più integrale sulla superficie di contorno di phi con m in d a meno d in dt dell'integrale su v doppio di rho v del v doppio meno integrale su a di rho v di con R scalare N e A e tutto è uguale a 0. Ora vediamo interpretare questi quattro termini. Il primo termine ovviamente rappresenta le forze di massa che agiscono sul mio sistema.
Il secondo termine ovviamente rappresenta le forze, di massa, scusa, il mio volume di controllo, pardon. Il secondo termine rappresenta le forze di superficie che agiscono sul contorno del mio volume di controllo. Il terzo termine, questo termine qua, lo indichiamo con il simbolo I e lo chiamiamo termine delle inerzie locali. Allora, primo termine, forze di massa. Secondo termine lo chiamiamo forze di superficie. Terzo termine, cioè meno delle t dell'integrale su v del v doppio, cioè la variazione dell'unità di tempo e la quantità di moto posseduta dentro dal mio sistema, la chiamo termine delle inerzie locali. Il quarto termine lo chiamiamo flusso di quantità di moto. Ok? Questo quarto termine M lo chiamiamo flusso di quantità di moto. Allora, andiamoci a riscrivere ancora una volta uno per uno questi termini e cerchiamo un attimo di interpretarli meglio. Abbiamo detto che il primo termine, questa G grande, rappresenta le forze di massa che agiscono sul fluido contenuto nel mio volume di controllo, per cui formalmente si scrive in questa maniera. Questo primo termine, termine delle forze di massa, è calcolabile se sono in grado di esprimere quelle che sono le forze di massa sul mio volume. Per esempio, se ho a che fare con un fluido pesante, cioè soggetto alla sola forza peso, questo termine è il peso del fluido contenuto nel mio volume di controllo. Il secondo termine, termine delle forze di superficie, si scrive come integrale su A, su tutta l'area, di φ con m in A. Le forze di superficie rappresentano le azioni che agiscono sul contorno del mio volume di controllo. Per esempio, questo termine è calcolabile se in qualche modo sono in grado di dare la distribuzione di sforzi onorari e sforzi tangenziali su una superficie di contorno. Questa cosa è possibile in alcune situazioni. Per esempio, se una sezione di moto è gradualmente variata, io so che in quella sezione la pressione è distribuita idrostaticamente, quindi in qualche modo posso calcolare questo termine. Questo è quello che abbiamo meglio con un esempio fra poco, però diciamo è chiaro che dobbiamo avere uno strumento per calcolare questi termini. Il terzo termine, termine delle inerzie locali, è definito come meno dei dt dell'integrale su v doppio di rho v in d v doppio. Ora ragazzi, è chiaro che se il volume è fisso, solo se il volume è fisso, altrimenti il termine resta così, questa roba è uguale a meno l'integrale su v doppio di d rho v in dt e v doppio, no? È chiaro? Chiaro che se il volume è fisso io posso scambiare derivate con l'integrale, e poi se il volume è fisso poi i punti che sto considerando non variano, quindi io alla fine sto facendo una derivata euleriana per far fuori questa roba, ok? Questo qua è il termine delle inerzie locali.
perché ci ho tenuto falso a scriverlo in questa maniera, perché così in questa maniera risulta più semplice rendersi conto di una cosa, risulta molto più semplice rendersi conto che questo termine in una posizione stazionaria, in un modo permanente, che in condizioni di moto permanente, in una condizione stazionaria, il termine dell'inerzia locale è 0. Perché chiaramente se sto in una situazione stazionaria, se sto in una situazione permanente, la quantità di moto che sta dentro un volume di controllo non cambia. E pertanto il termine dell'inerzia locale sarà 0. Guardate, questo sarà uno dei modi con i quali risolveremo molti problemi, perché al solito molti dei problemi che ci interessano sono problemi di regime, sono problemi stazionari, no? Noi vogliamo studiare le nostre macchine a regime. Beh, in quelle situazioni il termine dell'inerzia locale non ci sta e quindi lo potremo togliere di mezzo in questa equazione. Il quarto termine, flusso di quantità di moto, M, si scrive come meno l'integrale sull'area di rho di con N scalare N di A. Questo termine si chiama flusso di quantità di moto. Attenzione al segno meno. Il segno meno è strettamente connesso al particolare sistema di riferimento che ho preso, ed è connesso al fatto che io ho assunto il versore della normale come positivo uscente. Okay? Se io nella soluzione di qualche problema dovessi cambiare la convenzione e quindi decidere di assumere la normale entrante come positiva, ovviamente dovrei togliere quel segno meno. Ci siete? Quindi fate attenzione a questo segno, perché questo segno meno è legato al fatto che io ho una normale, io ho assunto come positiva la normale uscente. Allora, questa equazione che abbiamo così ricavato va sotto il nome di equazione globale dell'idrodinamica. Questa equazione globale dell'idrodinamica si può, se vogliamo, enunciare in questa forma. Dato un generico volume di controllo W, avente una generica superficie di controllo A, volume di controllo fisso oppure in movimento. Ok? Bene, dato questo volume di controllo, si fanno equilibrio le forze di massa, le forze di superficie, i flussi di quantità di moto e il termine delle inerzie locali. Ci siamo? Perché ovviamente noi abbiamo scritto che la somma di questi quattro vettori mi dà il vettore nullo, cioè questi quattro vettori si fanno equilibrio. Diciamo che è una maniera, se volete, di condurre una situazione statica a quella di una situazione dinamica. Vi faccio notare che l'equazione globale dell'idrodinamica che abbiamo così ottenuto ovviamente contiene dentro di sé come caso particolare l'equazione globale dell'idrostatica che abbiamo scritto un po' lezioni fa, in quanto nel caso idrostatico abbiamo scritto G più pi greco uguale a 0. Abbiamo detto che dato un generico volume di controllo in condizioni idrostatiche, in condizioni statiche, si fanno equilibrio le forze di massa e le forze di superficie che agiscono su questo volume di controllo. Bene, è chiaro che se io sto considerando un fluido inquiete, per questo fluido inquiete il termine delle inerzie locali è banalmente 0 e ovviamente è banalmente 0 anche il flusso di quantità di moto. E pertanto in una situazione del genere si fanno semplicemente equilibrio il termine delle forze di massa e il termine delle forze di superficie.
risultato, se mi consentite, banale, ma ovviamente è essenziale, ovviamente è importante che i nostri risultati più particolari siano contenuti all'interno dei nostri risultati di carattere più generale. Ci siamo? Bene. Ora, in una situazione di moto permanente, abbiamo visto in una situazione di moto permanente, ovviamente è chiaro che il termine delle inerzie locali è pari a zero, in quanto la quantità di moto che è presente all'interno di un generico volume di controllo non cambia nel tempo, perché, in modo permanente abbiamo questa condizione stazionaria, le mie grandezze non variano col tempo, e pertanto in questa situazione il termine delle inerzie locali è zero, e pertanto l'equazione globale dell'idrodinamica si semplifica in questa più semplice, dove a fare equilibrio alle forze di massa e alle forze di superficie compare solo il termine legato a quelli che sono i flussi di quantità di moto. Ora, per quanto riguarda il termine dei flussi di quantità di moto, ovviamente è importante, potersi costruire uno strumento che ci consenta di valutarli. E noi abbiamo detto che il flusso di quantità di moto, si scrive mediante questo integrale. Quindi il flusso di quantità di moto M, secondo la convenzione che abbiamo assunto, si scrive in questa maniera. Proviamo a capire come è possibile calcolare questo termine flusso di quantità di moto in qualche situazione, perché abbiamo detto che quando concerne le forze di massa, io le conosco nel momento nel quale c'è il cambio di accelerazione al quale è soggetto il mio fluido. Per esempio, un fluido pesante, termine G è il peso, e qui lo so calcolare. Per quanto riguarda invece il termine del, le forze di superficie, queste forze di superficie possono essere calcolate se in qualche modo posso dare quella che è la distribuzione, per esempio, delle pressioni sul contorno del mio volume di controllo e quant'altro. Quindi poi dovremo vedere nelle pratiche applicazioni se siamo in grado o meno di farlo. Nelle inerzie locali abbiamo detto, in molte situazioni noi abbiamo un moto permanente, in condizioni di moto permanente il termine delle inerzie locali è zero. Per quanto riguarda il flusso di quantità di moto, ovviamente dobbiamo essere in grado di calcolare questo integrale. Cerchiamo allora di capire se, diciamo, abbiamo delle situazioni nelle quali siamo in grado di calcolare questo integrale. Perché, dato per esempio il mio volume di controllo, è chiaro che il mio volume di controllo avrò in generale pezzi di contorno attraverso i quali ho ingresso e pezzi di contorno attraverso i quali ho uscita di fluido. Ovviamente il fluido che entra o esce attraverso questi contorni, ovviamente porta con sé una certa quantità di moto, no? E proprio questo è il significato del termine flusso di quantità di moto. Ora, in generale, io avrò un sistema, avrò un volume di contorno nel quale magari il fluido entra attraverso N contorni, esce attraverso N contorni in maniera la più generale possibile. Qui ho rappresentato una situazione con un ingresso e un'uscita, ma ovviamente possiamo dire le situazioni più generali possibili. È chiaro che le velocità su questi contorni possono essere comunque distribuite.
ovviamente le velocità che compaiono qua dentro, le velocità che compaiono dentro questa scrittura, rappresentano quelle che sono le velocità locali, le velocità puntuali. Quindi a rigore questa scrittura, a rigore questa scrittura si può andare a calcolare solamente se io sono in grado di sono in grado di esprimere quelle che sono le velocità. Bene, per fissare le idee immaginiamo di avere a che fare innanzitutto con un volume di controllo fisso. Pertanto, se il mio volume di controllo è fisso, questa qua rappresenta proprio la velocità, questo è proprio V star N, il mio termine. Sappiamo che la portata massica che passa attraverso un generico contorno, un generico pezzo di contorno a con 1, ovviamente sappiamo che questa portata massica è pari all'integrale estesa all'area a con 1 di rho V scalare N dA. Questo l'abbiamo già detto, perché no? Perché attraverso un'areola elementare dA passa una portata massica elementare che è rho per V con N per dA, e quindi la portata massica complessiva è pari all'integrale di questa curva. Bene, se potessimo ammettere se V è distribuito uniformemente su A con 1, quindi se ammettessimo in prima battuta di poter avere, di avere una distribuzione della velocità uniforme, no, tutto uguale sul mio contorno A con 1, allora è chiaro che questo modulo della velocità V sarebbe uguale alla velocità media di portata V grande. Ci siete? Alla velocità media di portata V grande attraverso quel contorno. Allora, se le cose stanno in questa maniera, l'integrale su A di rho V V scalare N in dA si potrebbe ovviamente scrivere in una forma estremamente più semplice. Si potrebbe ovviamente scrivere, se questa V fosse costante, okay, si potrebbe scrivere come la velocità media di portata V grande, che va fuori dal segno di integrale, per il generico versore N, che a questo punto rappresenterebbe la direzione, no, con la quale si muove questa roba, dell'integrale su A1 di rho V scalare N quindi A. E questa ovviamente è la portata Q con N, ok? Per cui alla fine io mi troverei che il modulo del mio flusso di qualità di moto altro non sarebbe se non Q con M per la velocità media di portata V, ovvero rho per V. Ci siamo? Dove Q invece è la portata volumetrica, quella espressa come volume su unità di tempo. Ora, nella realtà è chiaro che a essere rigorosi la velocità non è che sia sempre distribuita in maniera uniforme sui nostri contorni, ma in generale avremo un profilo di velocità, avremo una variazione della nostra velocità. Allora proviamo a fare qualcosina di un po' più avanzato. Dato il mio contorno attraverso il quale
entra il mio figlio, il mio controllo attraverso il quale il mio figlio. Assumiamo pertanto questa direzione, la normale n, rispetto alla quale andiamo a calcolare il mio flusso di quantità di moto. Il modulo del flusso di quantità di moto si scriverà come l'integrale sull'area A che sto considerando di rho, il modulo della velocità v, di con n per come l'ho preso e parentorio pari a v, quindi scriverò rho v al quadrato in dA. Ora è chiaro che in generale questa roba è diversa rispetto a rho velocità media di portata al quadrato per la superficie A, cioè rho v per q come scritto sopra. Perché sappiamo ovviamente che la media dei quadrati non è il quadrato della media, ok? Lo stesso discorso che abbiamo fatto con l'agguaglio delle potenze cinetiche l'altra volta. Introduciamo allora, anzi definiamo per essere più rigorosi, un coefficiente beta di ragguaglio delle quantità di moto o coefficiente di Businesque. O anche secondo coefficiente di Coriolì, secondo un'altra edizione, che è definito proprio così: è l'integrale su A di rho v al quadrato di A diviso rho v al quadrato. Ok? Questa è la definizione del coefficiente di Businesque. Introdotto questo coefficiente di Businesque, possiamo pertanto scrivere il modulo del nostro flusso di quantità di moto come beta per rho per v al quadrato per A, ovvero beta per rho per v per q, se vi piace di più, così via. Ok? Essendo al solito, vi ricordo, più grande la velocità media di portata pari al rapporto tra la portata volumetrica che passa attraverso una certa sezione e la sezione stessa. Ovviamente questo non è che risolve il problema, questa cosa sposta, diciamo, la nostra ignoranza sul coefficiente beta, sul coefficiente di ragguaglio delle quantità di moto. Tuttavia è possibile dimostrare che in molte situazioni di pratico interesse, anzi praticamente in quasi tutte le situazioni di pratico interesse, questo coefficiente beta è molto 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 vicino ad 1. Anzi, per essere più rigorosi, si può dimostrare, facendo riferimento a quel coefficiente alfa di ragguaglio alle potenze cinetiche che abbiamo introdotto l'altra volta, che deve essere alfa maggiore di beta maggiore di 1. Ora, in quasi tutte le situazioni di pratico interesse, come abbiamo detto l'altra volta, alfa è molto vicino all'unità, a maggior ragione lo sarà anche beta. Il perché, diciamo, lo capiremo tra qualche lezione, perché capiremo il perché in molte situazioni di pratico interesse il profilo di velocità è molto uniforme. Se il profilo di velocità fosse giusto a pistone, alfa sarebbe uguale a beta e sarebbe uguale a 1. In realtà non è proprio così, perché c'è la condizione di aderenza, per esempio la rubazione e quant'altro, ma il profilo di velocità è comunque molto uniforme, molto regolare in buona parte delle situazioni dei nostri interessi, e pertanto di fatto poi nelle applicazioni questo coefficiente beta lo porremo sostanzialmente pari a 1, lo porremo sostanzialmente pari a 1, e a questo faremo riferimento nel prosieguo del nostro discorso. Ci siamo? Sono dubbi su questa questione? Va bene, allora io farei 5 minuti di pausa e poi, diciamo, a partire dall'equazione globale dell'idrodinamica che abbiamo così ricavato, vediamo di sviluppare qualche applicazione, perché come è chiaro l'equazione globale dell'idrodinamica di fatto rappresenta una relazione tra forze, no? I termini dell'equazione globale dell'idrodinamica rappresentano forze. L'equazione globale dell'idrodinamica
sarà lo strumento fondamentale che ci consentirà di valutare quelle che sono le azioni che si scambiano, ad esempio una corrente e pareti che contengono questa corrente. Per esempio rappresenta lo strumento fondamentale che ci permette di valutare le azioni che una corrente esercita su parti di una macchina. Quindi sarà poi lo strumento fondamentale che regolerà la trasmissione di forze fra una corrente e le parti di una macchina. Ovviamente, se queste parti sono in movimento, la trasmissione di una forza rappresenta quindi la realizzazione di un lavoro e quindi una trasmissione di potenza dalla corrente a una macchina. Di fatto l'equazione globale di idrodinamica ci consente quindi di studiare quella che è la trasmissione, quelli che sono i meccanismi che regolano la trasmissione di potenza da una corrente a una macchina. Ci siamo? Quindi ci consentiranno in qualche modo di quantificare quei termini di scambio che noi abbiamo scritto nell'equazione dell'energia. Di quando abbiamo scritto l'equazione dell'energia, vi ricordo, per esempio, per la corrente, per il vedute generalizzato, noi abbiamo scritto il delta H che proveniva dalle pompe, il delta H ceduto alle turbine. Abbiamo detto, guarda, io chiamo pompa una macchina che è in grado di dare potenza alla mia corrente, chiamo turbina una macchina in grado di prendersi potenza dalla mia corrente. Ma ovviamente non ho specificato, non ero in grado di rappresentare i meccanismi che creavano questa trasmissione, ho detto in termini generali ho questo discorso. Bene, adesso l'equazione globale va a costituire il tassello mancante, perché rappresenta sostanzialmente lo strumento che ci consente di valutare quelle che sono le azioni che si scambiano una corrente, per esempio pezzi di una macchina, e quindi alla fine che è di base per la costruzione di quello che è lo scambio di potenza fra la corrente e la macchina. Va bene, facciamoci un po' di pausa.